Io già un po' rido, vi dico la verità. Ciao ragazzi, sono Gordon, bentornati al mio canale. Questo è il mio nuovo format senza tagli, dove prendiamo un argomento, io vi dico la mia senza peli sulla lingua e voi potete commentare e dirmi la vostra, ok? Non siamo qua per giudicare, non siamo qua per puntare il dito, io dico quello che io e che la mia esperienza mi fa dire e voi potete anche tranquillamente non essere d'accordo. Anzi, se non siete d'accordo, vi invito a commentare perché vi risponderò. Oggi affrontiamo questo bellissimo argomento che è la differenza d'età, che è secondo me uno degli argomenti più ostici e dei più richiesti. Allora, voglio subito togliere di mezzo il fatto di gente che mi dice abbiamo 5-6 anni di differenza, ok, io ne ho 17, lui ne ha 23. Raga, può funzionare tranquillamente, state attente perché magari quello più grande vi vede un po' come la piccolina e vi può intortare molto più facilmente, ok? Dovete solo stare attenti ai segnali, ci sta, cioè si può stare con una di 6 anni comunque più piccola di te, 20-26 va benissimo, ma anche 30-36, dopo diventa sempre più irrisorio, più si cresce, più il divario diventa irrisorio, no? Magari 18-24 si sente di più, ma 26-32 non si sente, ok? Quindi lì dovete solo fidarvi a vostre sensazioni e avere dal ragazzo, ma questa è la base di ogni relazione con differenza d'età, i segni giusti dal ragazzo e viceversa, anche se è difficilissimo vedere magari uno di 19 che sta con una di 25, cioè è rarissimo, è molto di più la donna che cerca il ragazzo più grande, no? E anche il ragazzo che cerca quella comunque quella più piccola, ok? Tolto questo range, no, dei 5-6 anni, ok, che anche io ho avuto le mie relazioni, sono tutte comunque con ragazze più piccole, 3-4 6 anni massimo, ok? Adesso andiamo a parlare appunto delle differenze d'età di gente che mi scrive: Gordon, io ho 19 anni, 20 anni, mi frequento uno di 40 e ci amiamo. Oh raga, io rido, cioè per me è veramente una delle cose più stupide sulla faccia della terra. E adesso vi analizzerò anche, cercherò di smontarvi questa idea. Perché? Allora, perché io, noi molto spesso ci focalizziamo su quella di 19, ma focalizziamoci un attimo sull'uomo. Un uomo di 40 che esce con una ragazzina che è poco più, non mi dovete chiamare quando sto facendo i video. Un uomo di 40 anni che esce con una che è poco più che liceale. Cioè, ma anche io, uomo che lo guardo, boh, cioè mi dico, guarda un po', tua figlia potrebbe essere, lo sai? Cioè, veramente, ma di cosa ci parli? Con una di 19 anni, di cosa le parli? Avrai altri argomenti, cioè un quarantenne dovrebbe come minimo essere, boh, economicamente stabile, magari avere una famiglia se la vuole, gestire dei figli, magari delle attività sue, o eccetera, eccetera, eccetera. Ma uno di 19 anni, cosa gliela può, cioè, uno cosa gliene può fregare? Ma tu vedi che affinità mentale ci può essere? C'è sicuramente affinità nella sfera intima, grazie, cioè me lo auguro per voi, perché molto spesso mi dite, ah sì, guarda facciamo i numeri in camera. Beh, meno male, cioè 30 anni di esperienza, ci mancherebbe anche che non ti fai i numeri a letto, cioè voglio dire, di cosa mi state parlando? Però io che guardo un uomo di 40, cioè tu ti immagini tuo padre uscire con una ventenne? Cosa gli diresti a tuo padre che esce con una ventenne? Dai raga, cioè non facciamo gli ipocriti. Facciamo uno stereotipo, no? Tu sei in Sardegna, no? Il luogo clou, a Costa Azzurra, comunque queste isole qua, dove vedi una ventenne che esce con un quarantenne. La prima cosa che pensi è: lui ha i soldi. Lo pensano tutti. Tralasciamo questa cosa stupida e stereotipata. Anche io che sento coppie, no? Che mi dicono, no, guarda, stiamo benissimo insieme. Ma io vi posso anche credere, vi posso anche dire, vi auguro il meglio per voi. Ma non è una cosa sostenibile nel tempo. Uno, perché tu tra i 20 e i 30 anni ti devi conoscere, devi imparare a capire chi sei, che cosa vuoi fare. Lui l'ha già fatte quelle robe lì. Non è più bello farle con un coetaneo che ha la tua stessa voglia di fare le stesse cose. Uno che ha 40 anni che va in discoteca, raga, io lo guardo. Ma anch'io adesso ho 30 anni, mi vergogno di andare in discoteca a momenti. Lo guardo e gli dico, boh, cosa stai facendo? Poi ognuno può fare quello che vuole, però mi fa ridere. Cioè, io non, se mi immagino a 40 anni in discoteca, raga, mi sparo, veramente, vorrei essere da un'altra parte. Vorrei essere in montagna con i miei figli, piuttosto che, ne so, avere case sparse per il mondo, concentrarmi sul lavoro e sulla mia famiglia, non su robe futili che ho già fatto, dovrei aver già fatto a 20 anni. Cioè, io è quello che dico, secondo me siete il giocattolino di quello di 40 anni. Cioè, voi mi dite, sì, c'è questo amore, ma in realtà siete solo la carne fresca, perché fa figo avere quella più piccolina, fa figo andare in giro con la mente,
importante per quel tipo di uomo, cioè io mi distanzio totalmente da questa visione della vita, ok? E voi mi dite, ok, cioè siamo felici, bella, però io vi voglio immaginare quando voi ne avete 40 e lui ne ha 60, che voi siete nel fior fiore della vostra vita, e non è che lo dico io, chiedete anche alle vostre mamme. Una donna che è una delle cose che spaventa di più è prendere l'età, no? Crescere, ok? Quando arriva a 40 anni rinasce, c'è scritto su ogni blog femminile, scritto su internet, quindi non è che lo dice Gordon, c'è scritto dappertutto. Però anche io come padre, un giorno, no? Arriva mia figlia, 19 anni, papà mi viene a prendere Gianluca, c'ha 32 anni, ma lo prendo a schiaffi. Ma gli dico, ma scusa, ma non ti sai relazionare con quelle della tua età? Al di là che la più piccola possa essere bella quanto vuoi, marmorea quanto vuoi, ho capito? Ma fratello, se no devi farlo prima. Cioè, a me dispiace, ma ogni età deve essere scandita dalle sue robe. Uno di 30 anni che esce con una di 20, di 19, 20 fa ridere. Cioè, mi fa veramente ridere. Cioè, vuol dire che o non hai veramente argomentazioni per stare con una donna vera, non che la piccola non sia una donna vera, però che comunque ha già esperienza, che comunque non si fa intortare facilmente come quella piccola, che giustamente è anche un attimino più presa bene dalla vita e quant'altro. Cioè io quello dico, è più bello stare con un coetaneo perché si passano gli stessi problemi nello stesso tempo. Cioè io adesso che magari ho dei lavori paralleli, ho due società, devo comprare casa, devo pensare ai miei genitori, devo pensare al mio futuro, devo pensare a mille robe che mi sono arrivate tutte insieme. Una di 19-20 che si avvicina ai 20 dovrebbe viversi i suoi momenti. Io sto parlando di relazioni, eh. Deve viversi i suoi momenti, deve viversi quegli anni che non tornano più, non si torna più indietro da quegli anni, ragazzi, godeteveli. Non dovete poi amalgamarvi alla vita che fa uno di 35-40 che ha già fatto quella roba lì e magari vi preclude a voi di farla per gelosia o quant'altro, perché queste cose mi vengono scritte. Quindi prima devono venire i vostri anni e la vostra età. Quello di 40 le ha già fatte quelle robe lì, anche perché poi facciamo l'inverso. Io non ho mai sentito di un ragazzo che viene da me e mi dice: Gordon, guarda, ho 19 anni, mi sono innamorato di una di 39. No, non è mai successo, mai successo. Anche andate in discoteca, quanti ragazzi con MILF vedete? Ne avrò visti su 300.000 serate in discoteca, due? Forse uno era anche un gigolò? Di cosa stiamo parlando? Non funziona, cioè raga, il maschio in realtà forse da questo punto di vista è un po' più avanti, che dice: guarda, oh bro, mi vedo con una di 40, ha letto numeri da capogiro, ma quello ti dice, fine. Quindi secondo me l'uomo invece te lo spaccia un po' come, boh sì, bello, è bello, fa bello preso perché è galvanizzato, no? L'uomo grande da quella piccolina che ti fa rivivere, però nel lungo periodo, quando poi finisce quella roba lì, e per un quarantenne finisce abbastanza in fretta, ok? Cioè poi, no, adesso non ho cominciato a scrivere, no, ma il mio, oh mio Dio, si tiene in forma, quello e quell'altro. Sì, ce ne saranno 5 di quarantenni così, tutti gli altri no. Adesso però so già che qualcuno sta scrivendo: ah, ma mio nonno con mia nonna c'ha 20 anni di differenza. Certo, madonna mia. Forse erano anche altri tempi, nel vero senso della parola, però erano altri tempi. Anche da un punto di vista socioculturale italiano erano altri tempi. E adesso vi spiego perché. Punto 1. Non c'erano i social network, quindi non c'era questo continuo bombardamento di persone perfette nella tua vita, che inconsciamente, raga, fa. Tu puoi essere propenso quanto vuoi, ma comunque fa. Non avevano tutto il tempo libero che abbiamo adesso, non era così facile trovare le persone in giro come c'è adesso, tipo ad esempio a Milano, mille discoteche, mille posti di ritrovo, era tutto completamente diverso. E a 20 anni, ragazzi, il punto d'arrivo era sposarsi e fare figli, perché c'erano le possibilità economiche, era il boom economico italiano del dopoguerra, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè a 20 anni avevi la fidanzata, e quella era la fidanzata. Fine, devi solo sposarti. Ok, anche i miei genitori hanno fatto così, i miei nonni. Adesso, raga, 20 anni uscite, dovete fare l'università. Se vi va bene, forse uno stage sottopagato. Addirittura dovete fare doppia laurea, magari qualcuno ha il master all'estero. Forse troverai un lavoro che non è quello che vuoi fare. Cioè, quante robe, quanto è diventato più difficile. E poi dovresti metterci in tutto questo una conoscenza con qualcuno che dovresti amare, una casa, un mutuo, quello. Ma raga, ma dai, cioè siate seri, cioè è molto più difficile adesso. Quindi non mi fate paragoni con X mila anni fa, perché non reggono. Cioè realmente non c'è una propensione moderna adesso, attuale, a prendere quel matrimonio come punto d'arrivo. No, adesso sono altre cose. È la crescita professionale, cercare di stare bene con se stessi. Ci sono nate mille
mille robe, anche magari un po' egoistiche, se vogliamo dirlo. Quello che io voglio dire io, che questa benedetta differenza d'età è una stupidata, è perché vi fate prendere in giro, perché quello più grande, tanto più grande, raga, è difficile che si innamori di te, avrà il cuore spezzato magari da un matrimonio anche, e voi mi venite a dire che ama voi perché siete giovani, vi ama, non perché vede in voi la donna della sua vita. Raga, non prendiamoci in giro, per cortesia. Cioè, di persone che io poi non ho mai conosciuto, di qualcuno che mi ha scritto: ciao Gordon, guarda, abbiamo 18 anni di differenza, l'anno prossimo ci sposiamo, però te l'abbiamo fatta. No, non l'ho neanche scritto, neanche una. Dopo un po' arrivano i soliti problemi, che lui comincia a essere stanco, lui non dà più attenzioni, gli è passata la passione, eccetera eccetera eccetera. Molte mi hanno scritto: ah no, io guarda, ho 18 anni, vado a letto con uno di 30 e, no scusa, di cos'era, 38, bellissimo. Meno male, almeno quello, ok. Ma quando poi tu ne hai 20, lui ne ha 43. Quando tu ne hai 40, lui ne ha 60. E si va avanti così all'infinito. Poi magari qualcuno che addirittura a 18 anni sta con gente di 50. Io mi rimetto un po', mi rimmagino che arriva questo tipo che esce con mia figlia, ok? E mi dice: ciao, guarda, magari mio coetaneo alle 40 anni abbiamo, e esce mia figlia di 20. Lo guardo e dico: boh, cioè se mia figlia è felice, boh, magari ci provo a farle cambiare idea. Però realmente, secondo me, dobbiamo anche, diciamo, contestualizzare l'uomo. Cioè, che uomo vogliamo? Vogliamo un uomo che vuole fare il farfallone, ok? Che vuole quella più piccola? Va bene, cioè, raga, sono scelte. Secondo me è una cosa stupida. Cioè, io non mi vergognerei, sinceramente, da uomo a farmi vedere a cena con una di 18 anni, quando ne ho 32-35. Cioè, veramente, ma non per il giudizio degli altri, raga, ma perché, cioè, ma non c'è feeling mentale. Ci può essere feeling a letto, ma meno male, cioè, lei entra nella fase della donna e io ho 10 anni di esperienza, almeno quello. Allora mi dite: è un passatempo. Mi dite: ok, è un passatempo, mi diverto con quella più giovane, mi diverto con quello più grande, ok. Ma non mi dovete venire a dire: però no, guarda, lo amo alla follia, la storia d'amore più bella della mia vita. Raga, no, secondo me veramente non è una cosa che non, nel lungo periodo è una cosa che assolutamente non regge. Cioè non regge. Poi io vi ripeto, in qualità di uomo io mi dissocio totalmente da uno che a 40 anni esce con una di 20. Ma poi, tra l'altro, adesso voglio fare anche un attimo, proprio tirare una stecca: non ho mai visto una di 20 anni, o meglio, ne ho viste pochissime di 20 anni che escono con quarantenni che magari lavorano alle poste. Non per screditare le donne, attenzione, perché anche l'uomo l'ho appena massacrato, però mediamente quando li vedi sono tutti comunque uomini molto benestanti, molto curati, molto economicamente stabili, ti fanno fare un certo tipo di vita. La controparte, sapete quante volte ho sentito di ragazze che vanno a convivere, no? 18 anni, 20 anni con uno di 42 che ha un lavoro sottopagato, e dopo cominciano gli screzi, il focus, quando dico una roba importantissima il focus parte, sarà il punto giusto, gli screzi per la casa, per le bollette, per quello e per quell'altro, perché che vi piaccia o no, la stabilità economica aiuta anche le relazioni e aiuta i rapporti umani. I soldi fanno la felicità, è una frase sbagliata e storpiata da più delle persone. I soldi fanno la felicità perché ti fanno essere libero mentalmente. Sento un sacco di coppie, mia famiglia compresa, per cui i soldi hanno quasi distrutto tutto, perché mancano, perché poi cominci a essere nervoso, eccetera eccetera. E casualmente, infatti, tutte le coppie di cui lei ha 20 anni va a convivere con quello di 40, poi si sfasciano per questi motivi, perché giustamente, dal mio punto di vista, ok, uno di 40 così effettivamente deve magari prima lavorare un po' più su se stesso, sulla sua crescita professionale, su quello che è come uomo, prima di andare a convivere con una di 20 anni che dovrebbe ancora viversi tutta la sua vita. Ok, poi ci sono le sfortune, quello e quell'altro, però la maggior parte dei casi, guardiamo, sono ragazze che vogliono fare comunque una bella vita, e viceversa ci sono i ragazzini gigolò, e li conosco anche personalmente, che vanno con quelle più grandi facendosi pagare. È lo stesso discorso. Ok, sono scelte di vita, ma allora però non dovete parlarmi di amore con 20-25 anni di differenza. Può essere infatuazione, può essere tutto ciò che vuoi. Adesso veramente mi sto mettendo molto, mi sto esponendo molto, però anche se a 45 anni dovessi mai innamorarmi, facciamo finta, follia, dovessi, poi tra l'altro non dovrei neanche riuscire ad arrivare al punto di innamorarmi di una di 25 anni, perché innamorare vuol dire passare del tempo con quella persona, ok? Nessuno può dire di chi vi dovete innamorare, è ovvio, ok? Però ovviamente magari a 30 anni no, evito di uscire con una di 17, capite? Poi come faccio a innamorarmi di una di 17 che dovrebbe darmi stabilità emotiva, stabilità mentale, stabilità nella vita, essere una spalla su cui piangere, di cosa ne parlo? Oh, guarda, cioè, guarda, devo, l'azienda, un casino qua, come faccio? Cioè, no, cosa,
cosa mi può dire? Cioè, realmente, che cosa mi può dire? Capite che è quello che dico. Quando voi avete questa relazione, ok, che mi millantate l'amore con una persona di 20 anni più grande, ok, provate a entrare realmente nella relazione come dovrebbe essere, ok? Scambiandovi tutto e non solo vivendovi magari momenti belli o vivendovi due o tre volte a settimana. Provate realmente a starci tutti i giorni insieme, se riuscite, perché ovviamente magari l'altra persona avrà un lavoro e quant'altro. Provate a essere presenti, magari anche a rompergli le palle tutti i giorni e vedere dove si arriva. Questo è un po' quello che penso io. Mi sono esposto tanto. Se ci sono dei chiarimenti, perché alcune cose che ho detto sono molto forti, prima di sparare a zero scrivete nei commenti, che magari lo argomento di più. Però dovrei essere stato quasi chiarissimo con tutto, e avendo toccato quasi tutti i punti. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. È una cosa che ho molto a cuore, perché vedo gente che viene presa in giro, quindi mi dà fastidio, ok, personalmente. E vorrei, visto che io ho buttato via quasi, poi mi sono salvato, ma 5-6 anni della mia vita per queste robe, ok? Vorrei che ognuno si godesse l'età, perché sono veramente anni che dopo non te li dà più nessuno. Detto questo, vi saluto ragazzi, madonna che caldo anche oggi. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Muah!